Nella giornata di domenica 24 marzo, in occasione della tradizionale Fiera dell'Annunziata, il gruppo cirecese della Croce Verde del Comitato Locale di Cirié era presente, oltre che per dare un supporto all'intero evento, anche per promuovere corsi e tecniche che quotidianamente mettono in campo per salvare vite umane. A guidarci alla scoperta di questo mondo è il nuovo coordinatore Giovanni Vietti Michelina. La Croce Verde di Cirié, che dipende dalla sezione della Croce Verde di Torino, è una sezione che in questo momento sta nel 2018 ha fatto circa 1900 servizi sia di urgenza che anche quelli di trasferimento, istituto, quelli che noi chiamiamo di trasporto delle persone. Tendenzialmente nel 2019 questo numero sta aumentando e naturalmente c'è la necessità da parte nostra di ricercare nuovi volontari a cui poi istruire tramite dei corsi che faremo al nostro interno. Naturalmente questi corsi partono quando c'è un numero di volontari minimo per il quale si possa affrontare questo tipo di attività e tendenzialmente utilizziamo la nostra esperienza anche per tutte quelle che sono le assistenze che vengono fatte alle nuove manifestazioni, tipo le fiere, tipo le feste, le sagre di paese che ci sono, a fare questo tipo di assistenza che può essere utile, ma che è indispensabile anche per rispettare le norme sulla sicurezza. Presente anche il responsabile del telesoccorso della Croce Verde di Torino, Pier Mario Rosso, che in breve ci presenta il progetto. Ringrazio moltissimo di questa opportunità che ci viene data. Noi oggi siamo qui su questa piazza perché cominciamo una serie di incontri con la popolazione, battendo le piazze delle nostre sezioni e terminando il giorno 14 di aprile in Piazza San Carlo. Che cos'è la teleassistenza e il telesoccorso? La teleassistenza e il telesoccorso è un metodo di compagnia per gli anziani, anziani soli, anziani che hanno i figli a chilometri di distanza e una sicurezza che diamo a loro con un pulsantino. Schiacciando questo pulsante 24 ore su 24, noi siamo con gli anziani. Croce Verde Torino aggiunge a questo un valore aggiunto che è la telefonata di compagnia. Due volte alla settimana noi contattiamo i pazienti dicendogli come va, come non va, come sta, ha fatto la spesa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi con questa campagna di uova di Pasqua noi finanziamo questo progetto che ormai è in piedi da circa 4 anni.